volevo fare un breve discorso soprattutto sul piano personale, però una cosa fatemela dire subito. Io 2 anni fa avevo appoggiato nel 2008 la candidatura alle primarie di Virginio Merola. Se avessimo vinto noi, Bologna adesso avrebbe un sindaco. E avrebbe un bravo sindaco. Voglio raccontarvi 2 episodi di una vita che abbiamo passato in comune, di un'amicizia molto forte, solo amicizia. Non sono il suo tipo, purtroppo. Vabbè. Adesso questa è una battutaccia perché c'è qui il mio compagno. Il primo episodio è la sede del Manifesto nel 1973, via Vesella. Praticamente un pustaf. E c'era una riunione su un tema determinante per il futuro del paese, i Grundrisse di Marx. Litigavano su questa materia, ma litigavano proprio, eh. C'era Duccio Campagnoli, non so se è qui in sala. C'era Otello Ciavatti. C'era Nerozzi, insomma, adesso sembra che dica i ragazzi dell'89, ma e io eravamo 15-16 anni, guardavamo questi qua con un po' straniti, e a un certo punto Virginio mi chiese: ma te hai capito? Io, come no? E così. Iniziò così questa amicizia, che è anche una militanza comune, indipendentemente dai partiti dove siamo stati. Spesso siamo stati insieme nei partiti, adesso siamo in 2 partiti diversi, ma ciò non toglie, io sono l'IDV, tra l'altro vorrei dire che questa sera c'è tutto il gruppo dirigente locale, una nutrita rappresentanza del segretario Mandini, il super assessore De Biase, e al di là di questo è stata una militanza, un'amicizia di ferro che continua tuttora. E in politica i rapporti personali contano. Certo, non si può passare soprattutto, ma i rapporti personali sono importanti. L'altro episodio che vi volevo raccontare è quando capitò di andare nel 1982, allora si discuteva di questa decisione della giunta Zangheri, di concedere per la prima volta in Italia, un fatto assolutamente inedito, direi io rivoluzionario, una sede a quello che allora si chiamava il Circolo di Cultura Omosessuale 28 giugno. E si andava un po' a spiegare questa cosa un po' dappertutto. E capitò di andare alla Casa del Popolo di via Andreini, la sala Sirenella, che molti di voi conosceranno, e c'era un'assemblea di operai metalmeccanici. E spiegare l'omosessualità ai metalmeccanici, erano pure molto incazzati perché gli stava chiudendo un'azienda, giustamente. E allora noi spiegammo che ci doveva essere un rapporto tra libertà, giustizia, lotte operaie, silenzio di tomba in sala. Alla fine del nostro discorso interviene uno in modo molto politicamente scorretto e dice: ma lo sapete che sono proprio d'accordo col compagno Busone? Quella era la Bologna di quegli anni, che rifaceva il centro storico, che era la Bologna dei Biassanot, si viveva di notte, non c'erano problemi. Era la Bologna dove si passavano ore e ore e ore a spaccare il capello in 4 sulla politica in Piazza Maggiore. Era una Bologna dove si viveva benissimo, consentite, ormai c'ho già una certa età, è inevitabile essere anche un po' nostalgici, ma la nostalgia non è proprio così negativa, perché la nostalgia ci permette di capire qual era il bello della Bologna di allora e quale potrebbe tornare a essere il bello della Bologna di adesso. Giusto, hanno ragione i ragazzi quando dicono che bisogna essere nostalgici perché dobbiamo promuovere il cambiamento. Però il meglio della nostra città, della nostra tradizione, della nostra storia, noi dobbiamo e possiamo riproporlo. E nell'82 chi è che aiutò questa scelta rivoluzionaria fu un uomo che io ricordo con grandissimo affetto, Renzo Imbeni.
cui io dedicherei non solo un applauso, ma anche una lacrimuccia, perché non è giusto morire a 62 anni. Non è giusto. E Renzo Imbeni è quel sindaco che io ho rivisto nel filmato di questa sera. È stato un bellissimo filmato, consentitemi di complimentarmi con chi l'ha fatto. E Virginio in Vespa, in mezzo alla gente, che parla con le persone come se fosse un cittadino qualunque, perché questo deve essere il sindaco, è il primo cittadino, non è uno che se la deve tirare. È uno come gli altri, è uno che sta al servizio della città, in mezzo alla gente, dalla mattina alla sera, e condivide i problemi della città e i loro problemi, i problemi delle persone. Ed è uno che sa parlare con le persone e sa ascoltare. Questo era Renzo Imbeni, questo secondo me può essere Virginio Merola. Questo è Virginio Merola. E allora, da questo punto di vista, consentitemi di dire, prima di concludere, una cosa a cui io tengo particolarmente, perché ognuno di noi ha un'idea di città, ognuno di noi ha un modo di pensare Bologna, di vivere Bologna. Io mi sento spalmato sui muri di questa città come il suo colore rosso o arancione. Il rosso Bologna, che non è solo una questione di scelta politica, è anche una questione che, quando poi molti di noi, come dire, vivono questa sensazione, quando è un po' che stiamo lontani da questa città ci viene voglia di tornare, e quando poi arriviamo col treno e vediamo le guglie di San Luca ci viene da dire a son a ca. E allora, se questo è vero, fatemi dire una cosa. Io penso alla Bologna delle 3T, che non sono le 3T che magari piacerebbero anche Berlusconi, sono le 3T che sono talento, tecnologia e tolleranza. Talento perché abbiamo l'unica università che sta nelle 100 più importanti università del mondo secondo la classifica del Sole 24 Ore, e secondo me noi dobbiamo fare di tutto perché i più bravi rimangano in questa città a costruire la sua bellezza, la sua forza e il suo benessere. Tecnologia, Virginia lo sa, io sono un appassionato. Io vorrei non la banda larga, la banda larghissima. Pensate che in Finlandia l'hanno messo nella Costituzione, internet è nella Costituzione, è un diritto ormai, è un bene primario. E la banda larghissima, dove tra l'altro può passare il segnale televisivo con buona pace del monopolio berlusconiano Rai Sat, a mio parere ormai è un diritto, perché è la ragione dello sviluppo, è il centro dello sviluppo. Senza quella cosa lì in futuro non ci sarà sviluppo. Quindi Virginio ha fatto benissimo a chiamare la sua organizzazione banda larga. È una cosa spiritosa, simpatica, ma è anche un segnale che un sindaco deve essere al centro di un'idea positiva e innovativa di sviluppo. Quindi questa banda larga diamola a tutti. Diamo questo wifi, diamo questa connessione, facciamo di Bologna la prima città in Italia che dà la banda larga a tutti gratuitamente. L'hanno fatto molte città americane, che sapete che lì non fanno niente se non ci guadagnano, quindi ci dovrà pure essere un senso logico ed economico ad un'iniziativa di questo tipo. E infine, la cosa a cui sono molto affezionato, come potete immaginare, il discorso sulla tolleranza. Io, guardate, dicono che parlare di tolleranza è un po' conservatore, perché c'è chi ti tollera, chi non ti tollera. Io, al di là di questo sofisma, io invece sono affezionato al concetto di tolleranza, perché ogni tanto bisogna imparare a sopportare. E sopportare chi ti dà fastidio, sopportare chi non ti piace, sopportare chi è diverso da te, ma non sopportare nel senso che di supponenza, nel senso che bisogna fare, tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo. Quindi tolleranza nel senso che, e questa è una cosa che mi piacerebbe moltissimo, Bologna, io ho particolarmente apprezzato l'intervento dell'amico di seconda generazione, su un bello scordè con un ciambe, un'acciaia, perché noi dobbiamo diventare la città del meticciato, dove ci si mescola senza problemi e si impara a convivere nella diversità e con le diversità. Questo è un grande, a mio parere, progetto, una grande possibilità.
ancora una volta Bologna da questo punto di vista potrebbe dare una lezione al paese, una lezione di libertà e soprattutto, qui l'ultimo tema a cui tengo in modo particolare, di laicità. Laicità come spazio neutro e libero per tutti. E io penso che Virginio Merola sia da questo punto di vista il candidato migliore. Buona vittoria al nostro candidato e a tutti noi.